non penso a te. Ogni tanto siamo in atto di giocare col sinistro, molto spesso diciamo. Fai le cose migliori con il sinistro, insomma. Con l'abitudine. Senti, dopo il tuo gol è partita la sigla della Champions League. Spiegaci un po', cioè tu hai proprio tentato di fare, non è che hai così, hai proprio voluto tirare in porta. Pratica ti sta dicendo che tu. Se mi ero sbagliato, no. Però da tirare in porta poi logicamente non è combinato l'incrocio dei pali sul primo palo, perché sennò non stavo qui, stavo da altre parti. No, ho calciato, la mia prima intenzione è che lo stop bar me l'hanno dentro sul sinistro, ho detto devo calciare subito, perché c'avevo sempre il raddoppio, comunque sia di Giampà dell'altro esterno, loro giocano molto bassi, ho visto al primo tempo cercare di sfruttare le ripartenze, quindi all'inizio facevamo un po' fatica a trovare gli spazi, insomma. Ma può darsi pure che sia questo modulo di Mister Audeli, paradossalmente ti obbliga a scendere in fase di coperture, però... Se già alla seconda marcatura due gol comunque di ottima fattura, evidentemente ti trovi bene con questo modulo? Sì, ha cambiato poco e niente, ho qualche compito in più in fase difensiva, perché per me come gioca il mister non è proprio una difesa a 5, è una difesa a 3. Non vuole che io comunque mi abbassi più di tanto, sono sempre il primo a rialzarmi, quindi... Mi sono abituato un po' meglio insomma di fare il terzino puro. Quando faccio il terzino puro logicamente non è proprio nelle mie caratteristiche, posso soffrire un po' in fase difensiva. Però mi sto trovando abbastanza bene, ma sicuramente questi risultati, le prestazioni, i gol che penso che arrivano da inizio anno, qualche prestazione uguale da parte di tutta la squadra, è dovuto al sacrificio, al lavoro che facciamo durante la settimana. Volevo aggiungere una cosa io, insomma, che questo gol sicuramente è dedicato alle persone colpite dall'alluvione, che proprio vicino a casa mia, io abito in quelle zone, fortunatamente a me non è successo nulla, ma case di fronte a me insomma sono state veramente distrutte. Il primo pensiero va lì e poi va la figlia di Michel Cruciani a Vighi, che gli vorrei fare un grosso in bocca al lupo, che ci ha dovuto lasciare l'altro giorno per tornare a Roma perché è ricoverata in ospedale a San Camillo a Roma. E stava a rischio di operazione, insomma, gli vorrei mandare un bacio a lui e a tutta la famiglia. Okay. Chiaramente ci associamo tutti quanti al dolore di Cruciani e al dolore delle famiglie beneventane. Anzi, a questo proposito vorrei anche ringraziare tutte quelle tifoserie che storicamente ci sono state sempre nemiche. Parlo di Avellino, parlo di Cosenza, soprattutto di Nocera, insomma, non ce l'aspettavamo, tanta solidarietà da parte di queste persone, insomma. E vorrei ringraziarla anche in questa sera. È arrivato anche noi il messaggio, ci ha fatto molto, molto piacere. Ok. Grazie. Grazie.